Invito a deporre Guido Dolci, presidente di G-Major Entertainment e ideatore della Green Fashion Week. E grazie per essere qui oggi ed aver accettato il nostro invito a deporre. Buongiorno, presidente. In quest'aula stiamo curando la colpevolezza di Y. Nella fattispecie, con la sua testimonianza, intendiamo sottolineare la gravità del reato relativo alla regola che dice che eleganza ed ecologia non possono convivere. Che cosa ci può dire al riguardo? Posso dire che essere ecosostenibile significa agire compatibilmente con l'ambiente senza sciupare risorse. Ma allo stesso tempo oggi, soprattutto quando si parla di moda, rivendichiamo il diritto di non dover rinunciare alla comodità e al comfort. Perché no, anche un pizzico di classe, di eleganza, ma non solo un pizzico di classe, completamente all'eleganza, quanto le regole della moda ci dicono che questa combinazione di fattori non è possibile. Notoriamente la moda è fra le industrie a più alto consumo energetico, lo sono i suoi modelli produttivi e le sue abitudini di consumo, ma noi crediamo che una moda sostenibile e responsabile in realtà sia possibile. Le regole che oppone ecologia ed eleganza si può sicuramente infrangere. Ho maturato numerose esperienze sul campo, ideando e realizzando 4 edizioni della Green Fashion Week. Stiamo adesso ultimando la 5ª edizione, che sarà però negli Stati Uniti, mentre la 6ª probabilmente verrà fatta tra Roma e Napoli, sperando di avere la unica che ci accompagna in questo progetto. Green Fashion Week è comunque un appuntamento con la moda ecosostenibile patrocinato non solo dal Ministero dell'Ambiente italiano, ma anche dalle Nazioni Unite, che non è male. L'evento è finalizzato a conciliare la sostenibilità con l'industria della moda, l'etica e la responsabilità con il bello, l'eleganza e il comfort, senza assolutamente rinunciare a niente. Mi scusi, ma questa conciliazione sembra una pura utopia. Può farci degli esempi concreti di come si realizza? Sì, non è facile, ma cercherò di essere chiaro. Il ruolo del designer è sicuramente fondamentale. Allo stilista spetta il compito di creare prodotti di qualità e capaci di durare nel tempo per evitare gli sprechi, utilizzando materie prime ecocompatibili, riciclate e rigenerate insieme, inventando nuovi modi di riutilizzare e riciclare i prodotti alla moda e di moda alla fine del ciclo vita, e anche di intervenire nel packaging, che deve essere sempre basso impatto ambientale. L'ultima edizione della Green Fashion Week ha voluto come protagonisti stilisti aziende internazionali che promuovono il concetto di moda sostenibile da un punto di vista ambientale e naturalmente sociale. E questo ha portato a soluzioni che sfidano apertamente le regole classiche della moda, ad esempio l'utilizzo di tessuti e colori naturali, capaci di infondere benessere al corpo di chi li indossa. In questo modo, noi della Green Fashion Week, che è l'unica settimana della moda più sostenibile al mondo, lancia una sfida interessante dimostrando che è possibile essere alla moda offrendo comfort, libertà di movimento e sicuramente benessere. Il tutto rispettando l'ambiente e le sue risorse. Rispettare quindi l'ambiente con eleganza. Questa testimonianza aggrava ulteriormente la posizione di Y, che dimostra con i fatti la sua colpevolezza adeguata. La prova schiacciante è l'eco-chic. L'eco-chic è un modo di pensare l'auto che unisce l'ecologia e l'economia all'eleganza, e che oggi rappresenta circa un quarto delle vendite del modello. Ringrazio a questo punto per la preziosa testimonianza e deposizione Guido Dolci. Sono onore.